Torna a splendere il Teatro dei Filarmonici. Inaugurato il nuovo allestimento e intitolato il foyer al compositore, direttore d'orchestra e violinista ascolano Clito Moderati. Uno dei teatri storici di Ascoli riprende forza. Di proprietà della famiglia Marini fu riacquisito dal comune sotto l'amministrazione di Nazareno Cappelli. Il lungo restauro è stato completato solo pochi anni fa. Il 20 maggio 2018, sotto il mandato di Guido Castelli, il teatro è finalmente tornato alla città. Il capoluogo piceno si distingue per l'ennesimo gioiello. Ascoli può contare infatti ben 4 teatri storici. Oltre al Filarmonici ci sono il Ventideo Basso, il Teatro Romano e la Sala della Vittoria della Pinacoteca, la prima struttura della tradizione teatrale della città, nel salone anticamente del Consiglio Generale. Il Filarmonici intanto si prepara col vestito da festa. Appuntamento domenica 5 dicembre, quando si alzerà il sipario sull'evento di presentazione della candidatura di Ascoli Piceno a Capitale Italiana della Cultura 2024. Un altro tassello importante verso il progetto che stiamo portando avanti, dando una visione culturale di Ascoli da qui al 2030, quindi al di là del risultato della nostra candidatura a Capitale della Cultura 2024, vogliamo mettere a regime tutti gli eventi culturali che abbiamo inserito all'interno del dossier, frutto della grande collaborazione di tutte le associazioni culturali e sociali della città. Un grande passo in avanti, noi vogliamo continuare a cercare di far diventare i teatri, i nostri musei, le fabbriche del futuro. Così cerchiamo anche di trasformare gli investimenti in cultura in opportunità di lavoro. Il foyer dei Filarmonici è oggi arredato con una nuova veste grazie alla Regione Marche. E proprio l'assessore alla cultura, Giorgia Latini, era assessore comunale ad Ascoli nel 2018, quando il teatro tornò alla città. Un'opera di attenzione nei confronti dei teatri che portiamo avanti su tutta la nostra regione. Questo teatro, questo bellissimo teatro, è stato riaperto quando ero assessore alla cultura insieme all'ex sindaco Guido Castelli, il 20 maggio del 2018. Ecco, adesso proseguiamo questa opera di riallestimento con le attrezzature attraverso il progetto Innova Teatri e attraverso i fondi comunitari che dovranno arrivare appunto proprio per rimettere al centro la figura del teatro.